per quanto mi riguarda nella chiacchierata di oggi della sessualità femminile, ma una questione che riguarda anche più in generale il sapere. Vedo che qui in stragrande maggioranza siete donne di sesso femminile, ma la questione riguarda anche il sesso maschile, perché la donna in quanto barrata è, come vedremo adesso in questo sviluppo, è una questione centrale proprio per il sapere, no? E vedremo perché. Vedo che si è formato come spontaneamente un posto vuoto, e un luogo vuoto, ecco, e questo in un certo senso ci dispone, no, topologicamente a trattare quello di cui parleremo oggi, la femminilità in quanto barrata, la donna in quanto barrata, ma vedremo, non senza un luogo. Solo che questo luogo è vuoto, diciamo, è una bella immagine quella che si è venuta a formare per introdurci all'argomento. Il femminile non si può considerarlo come una cosa in sé, un'essenza, no? Un'essenza del femminile, ecco perché la donna è barrata. Non è un'essenza che si estrae, per esempio, a partire da una donna, un'altra, estraiamo da qualcuno di voi, randomizzato, diciamo, no? Questo qualcosa che, appunto, ci darebbe un'idea su che cos'è il femminile. Quindi a partire da una donna, da alcune donne, anche da una produzione femminile. Da una produzione della femminilità, da quello che una o alcune donne producono, questo non ci mette sulla strada di estrarre appunto un'essenza, a partire dalla contingenza delle singole donne. La psicoanalisi con Lacan appunto dice che a partire dalle donne non si estrae la donna senza barra, la donna come concetto, come essenza, come fondamento ontologico. In altre parole, Lacan, in altre parole recepite a suo tempo in modo molto provocatorio, no? Lacan disse negli anni 70, proprio negli anni dell'esplosione del femminismo, che la donna non esiste, intendendo questo che ho appena detto, che non si può estrarre la donna a partire da alcune donne. Quindi questa formulazione fece assolutamente scandalo, no? Soprattutto nel mondo femminista. Il mondo femminista che cercava in qualche modo l'essenza del femminino, per esempio nella madre, in una ontologia, no? Fondata anche sul materno, una trasmissione fondata sul materno. Oggi abbiamo la teoria del gender, la teoria nata negli Stati Uniti. La teoria del gender potrebbe accordarsi con l'affermazione che la donna come concetto, come essenza, non esiste. Perché? Perché la teoria del gender dice che il sesso è solo un fatto di identificazione. Si è donna in quanto ci si identifica a qualcosa, no? Cioè, è solo un fatto di cultura, in altri termini. Quindi siamo un po' all'opposto di quella che era la teoria femminista degli anni 70, che cercava l'ontologico, il fondamento. Nella teoria del gender abbiamo appunto, no, la girandola delle identificazioni. Tutto cultura e l'altro invece tutto ontologia. Quindi la teoria del gender dice appunto che il sesso è un fatto di cultura, non di sesso anatomico. La posizione della psicoanalisi con Lacan è: sì, non c'è essenza, ontologia femminile, ma neanche Lacan si accorda con la teoria del gender, che dice che la sessuazione è solo e puramente un fatto di cultura, indipendentemente dal reale del corpo, no? Dal sesso anatomico.
Quindi non è allo stesso titolo della teoria del gender che per Lacan la donna non esiste. La donna. Non esiste là, appunto. Però, appunto, vedete, esiste non di meno un luogo. Pensiamo questo come il luogo della femminilità. Vuoto, a parte il signore che si è aggiunto poco fa. Non è un'essenza, ma è un luogo in quanto vuoto. Quindi qualcosa esiste, non la donna, non l'ontologico, non il concetto della donna, ma esiste il luogo della donna, vuoto. Cioè qualcosa che resta, che permane al di là di quello che appunto evocavo la teoria del gender, no? Sotto la girandola possibile delle identificazioni. Quindi l'ostacolo alla dimensione culturale del genere, che il genere sessuato sia un fatto solo di cultura, la psicoanalisi fa resistenza a questo, fa ostacolo a questo, nella misura in cui la psicoanalisi si occupa non solo dell'identificazione al proprio sesso, ma anche del reale della pulsione, di quello che Lacan chiama il godimento, che più che diciamo sinonimo di piacere, è proprio sinonimo di realtà pulsionale, di pulsione, no? Quindi il luogo della femminilità è un luogo vuoto di essenza. Di fronte a questo vuoto di essenza della femminilità, le donne che, sì, le donne esistono. Quando Lacan diceva la donna non esiste, non voleva mica dire che le donne non esistono, come intese il femminismo allora. Questo sì che era un insulto. Le donne esistono, le donne godono, le donne soffrono, le donne mettono in atto delle azioni. Le donne hanno un loro modo di confrontarsi, quindi hanno un modo loro di confrontarsi a questo vuoto a cui sono prossime. Anzi, si può addirittura dire, perché no, che chiamiamo donne non tanto quei soggetti che hanno un certo sesso anatomico, che hanno una certa identificazione, più radicalmente chiamiamo donne, secondo diciamo l'orientamento della psicoanalisi di Lacan, possiamo chiamare donne quei soggetti che hanno a che fare con il vuoto del loro essere. Per quanto mi riguarda nella chiacchierata di oggi della sessualità femminile, ma una questione che riguarda anche più in generale il sapere. Vedo che qui in sta grande maggioranza siete donne di sesso femminile, ma la questione riguarda anche il sesso maschile, perché la donna in quanto barrata è, come vedremo adesso in questo sviluppo, è una questione centrale proprio per il sapere, no? E vedremo perché. Vedo che si è formato come spontaneamente un posto vuoto, e un luogo vuoto, ecco, e questo in un certo senso ci dispone, no, topologicamente a trattare quello di cui parleremo oggi, la femminilità in quanto barrata, la donna in quanto barrata, ma vedremo, non senza un luogo, solo che questo luogo è vuoto, diciamo, è una bella immagine quella che si è venuta a formare per introdurci all'argomento. Il femminile non si può considerarlo come una cosa in sé, un'essenza, no? Un'essenza del femminile, ecco perché la donna è barrata. Non è un'essenza che si estrae, per esempio, a partire da una donna, un'altra, estraiamo da
qualcuno di voi randomizzato, diciamo, no? Questo qualcosa che appunto ci darebbe un'idea su che cos'è il femminile. Quindi a partire da una donna, da alcune donne, anche da una produzione femminile, da una produzione della femminilità, da quello che una o alcune donne producono, questo non ci mette sulla strada di estrarre appunto un'essenza, a partire dalla contingenza delle singole donne. La psicoanalisi con Lacan appunto dice che a partire dalle donne non si estrae la donna senza barra, la donna come concetto, come essenza, come fondamento ontologico. In altre parole, Lacan, in altre parole recepite a suo tempo in modo molto provocatorio, no? Lacan disse negli anni 70, proprio negli anni dell'esplosione del femminismo, che la donna non esiste, intendendo questo che ho appena detto, che non si può estrarre la donna a partire da alcune donne. Quindi questa formulazione fece assolutamente scandalo, no? Soprattutto nel mondo femminista. Il mondo femminista che cercava in qualche modo l'essenza del femminino, per esempio nella madre, in una ontologia, no? Fondata anche sul materno, una trasmissione fondata sul materno. Oggi abbiamo la teoria del gender, la teoria nata negli Stati Uniti. La teoria del gender potrebbe accordarsi con l'affermazione che la donna come concetto, come essenza, non esiste. Perché? Perché la teoria del gender dice che il sesso è solo un fatto di identificazione. Si è donna in quanto ci si identifica a qualcosa, no? Cioè, solo un fatto di cultura, in altri termini. Quindi siamo un po' all'opposto di quella che era la teoria femminista degli anni 70, che cercava l'ontologico, il fondamento. Nella teoria del gender abbiamo appunto, no, la girandola delle identificazioni. Tutto cultura e l'altro invece tutto ontologia. Quindi la teoria del gender dice appunto che il sesso è un fatto di cultura, non di sesso anatomico. La posizione della psicoanalisi con Lacan è: sì, non c'è essenza, ontologia femminile, ma neanche Lacan si accorda con la teoria del gender, che dice che la sessuazione è solo e puramente un fatto di cultura, indipendentemente dal reale del corpo, no? Dal sesso anatomico. Quindi non è allo stesso titolo della teoria del gender che per Lacan la donna non esiste. La donna. Non esiste là, appunto. Però, appunto, vedete, esiste non di meno un luogo. Pensiamo questo come il luogo della femminilità. Vuoto, a parte il signore che si è aggiunto poco fa. Non è un'essenza, ma è un luogo in quanto vuoto. Quindi qualcosa esiste. Non la donna, non l'ontologico, non il concetto della donna, ma esiste il luogo della donna, vuoto. Cioè qualcosa che resta, che permane al di là di quello che appunto evocavo la teoria del gender, no? Sotto la girandola possibile delle identificazioni. Quindi l'ostacolo alla dimensione culturale del genere, che il genere sessuato sia un fatto solo di cultura, la psicoanalisi fa resistenza a questo, fa ostacolo a questo, nella misura in cui la psicoanalisi si occupa non solo dell'identificazione al proprio sesso, ma anche del reale della pulsione, di quello che Lacan chiama il godimento, che più che diciamo sinonimo di piacere
è proprio sinonimo di realtà pulsionale, di pulsione, no? Quindi il luogo della femminilità è un luogo vuoto di essenza. Di fronte a questo vuoto di essenza della femminilità, le donne che, sì, le donne esistono. Quando Lacan diceva la donna non esiste, non voleva mica dire che le donne non esistono, come intese il femminismo allora. Questo sì che era un insulto. Le donne esistono, le donne godono, le donne soffrono, le donne mettono in atto delle azioni. Le donne hanno un loro modo di confrontarsi, quindi hanno un modo loro di confrontarsi a questo vuoto a cui sono prossime. Anzi, si può addirittura dire, perché no, che chiamiamo donne non tanto quei soggetti che hanno un certo sesso anatomico, che hanno una certa identificazione, più radicalmente chiamiamo donne, secondo diciamo l'orientamento della psicoanalisi di Lacan, possiamo chiamare donne quei soggetti che hanno a che fare con il vuoto del loro essere. Diventando madre, una donna è sollevata da star lì a rovellarsi, avere a che fare col niente, avere a che fare col vuoto, che cosa sono io come donna, che cos'è la donna. Freud si è fermato lì, si è fermato al bordo della questione della femminilità come qualcosa che ha a che fare soprattutto con un non, che deve dinamizzare questo non, fare qualcosa di questo non. Questo niente va trasformato, non bisogna star lì a prendere, a incassare il niente, no? A incassare il minus. La sua trasformazione in qualcosa che non è l'essere madre, l'essere madre ci porta fuori, diciamo, cioè va benissimo, però ci porta fuori dalla risposta alla donna. La sua trasformazione, trasformare questo niente, trasformarlo in qualcosa, positivizzare questo niente, uscire dall'impasse di questo niente, non ci restituisce la donna, ma la soluzione, l'invenzione particolare di ogni donna. Avere a che fare con questo niente comporta per ogni donna trovare una soluzione diversa, quindi parziale, quindi contingente a lei, propria a lei. Potremmo dire una donna si ingegna a modo suo a trovare un significante, un nome, direi così, piuttosto che un concetto, piuttosto che una definizione. Cioè una donna non trova la definizione, ho trovato la definizione cos'è essere una donna, no, trova, indicizza, potremmo dire, no? Trova un significante, un nome che nomini quella cosa lì. Quindi un modo di essere donna che non le viene per eredità dalla propria madre, che non le insegna nulla su come si è donna. La madre può dare la propria versione di come è stata donna, di come è donna, ma la bambina, la ragazza, ne fa poi quello che crede. Non è trasmissibile, come dire, perché segue altre strade rispetto al simbolico, alla linearità trasmissiva del simbolico. Mentre per una donna fabbricarsi un essere comporta fabbricarselo con il niente. La posizione femminile, contrariamente a quello che diciamo all'abbaglio che ha preso Freud quando dice che le donne, la passività è sinonimo di femminilità, no? Poi si corregge un po', però è tentato da ridurre la questione in questi termini, no? Invece no. Per capire come la posizione femminile sia attiva, contrariamente alla vulgata, Lacan dice, ecco, c'è un'espressione di Lacan che trovate negli scritti appunti direttivi per un congresso sulla sessualità femminile, che è nel secondo volume degli scritti di Lacan. Lacan dice che nel femminile, sentite che bella espressione che tira fuori, c'è, no, un narcisismo della perdita.
e nemmeno dice di una particolarità del narcisismo femminile, no? Che Freud paragona al gatto ripiegato su se stesso, no? Come una sorta di autoerotismo. Il narcisismo della perdita non è un ripiegamento su di sé come un autoerotismo. Tra il gatto e la donna ci passa un abisso. L'amore è costituirsi in una mancanza, aprirsi all'altro cercando però, è un modo di fare con la mancanza in un certo senso, perché l'amore fa sì che mancando di qualcosa si cerchi di scavare anche nell'altro una mancanza. Vi sarà capitato appunto di vedere come per esempio un uomo, no, tutto compreso nel suo ruolo, nella sua rappresentatività istituzionale, no, o politica, no, che è lì, che sembra tutto in questa uniforme, no, anche in senso metaforico, no, in questa uniforme, lui è quella cosa lì, no, è una donna che smonta la messa in scena e che gli dice, ma no, gli fa notare magari il particolare che lo rimanda a qualcosa di lui come soggetto. Gli dice la cosina, no, che in pratica veicola il messaggio: occupati un po' di più del tuo godimento, no, che lasciarti, come dire, obnubilare, abbagliare dalle insegne falliche, no?